si tratta di un piano sanitario che vuole elevare il know-how degli operatori e con esso la qualità delle prestazioni, puntando all'esito delle cure per quanto riguarda i cittadini. Non si tratta di alcun taglio, il numero dei posti letto rimane invariato, anzi subisce qualche piccolo incremento, per cui non si tratta affatto di tagli, si tratta soltanto di dare, giustamente a mio avviso, vocazione ad ogni struttura sanitaria per concentrare specializzazione e qualità. Gli accorpamenti sono, se parliamo dell'area medica e l'area chirurgica, sono soltanto dovuti al fatto che c'è un operatore, ad esempio un infermiere o un operatore sanitario, che per quanto riguarda l'area chirurgica può occuparsi sia del reparto di chirurgia che di ortopedia. Se si vuole mantenere un reparto che abbia 10 posti letto di chirurgia e 10 di ortopedia, un operatore può lavorare su ambedue i reparti senza alcuna difficoltà. Noi ieri, tra le varie notizie molto positive che abbiamo avuto un'adempienza LEA storica per la Regione Abruzzo sulla rete di emergenza urgenza, che non vi era mai stata nel passato di questa regione, e quindi il contrario di quanto viene detto e quanto viene rilevato dal Ministero della Salute. Inoltre abbiamo un incremento sui livelli essenziali di assistenza. Nel 2015 noi aumenteremo e anche notevolmente il risultato del 2014, che era già di adempienza, e in appena 2 anni noi siamo passati dai 146 punti LEA che abbiamo ereditato, con ogni probabilità oltre 175 punti LEA. Alle richieste dei sindacati cosa risponderà? Ma chiederò ovviamente che tutte le autorizzazioni che abbiamo attivato abbiano una loro scioltezza. Per quanto riguarda invece il confronto, si avverterà anche sui numeri che ho dato prima, ovvero noi abbiamo un certo valore della produzione e un certo costo di quei valori della produzione. Sono disposto, a patto che ci siano due ulteriori passaggi. Uno, la ASL ha 3 capitoli di spesa, la farmaceutica, il personale e i beni e i servizi, e quindi non può sforare su altre 2 voci per poi ritenere che occorre lo sforamento anche sulla 3ª voce. Recupera sulla farmaceutica e sui beni e servizi e può donare qualcosa in più sul capitolo del personale. Ai sindacati dico: lavorate sulle 104 e le prescrizioni, perché non è giusto che nel pubblico e nel mondo pubblico le 104 le prescrizioni a vario titolo sono anche 10 volte superiori a quello privato.